tocca a voi però capire se Stella, concorrente della generazione Z, e Raffaella, concorrente della generazione Boomer, hanno inquadrato bene il tema per i 40 punti della seconda sfida. Vediamo Eril. Il colpo di fulmine è amore che può durare. Vi porto con me nell'esatto momento in cui ho avuto il mio colpo di fulmine. Leonardo Laurenti. Mi sono bastati pochi secondi per capire che quel ragazzo mi piaceva parecchio. E voi direte, com'è possibile? La risposta è, non lo so. Una volta conosciuto dal vivo, mi è piaciuto ancora di più. Vi faccio sentire il mio pensiero fisso in quel periodo. Cioè, gli vorrei ancora chiedere di uscire, però non ho il coraggio di farlo. Alla fine ce l'ho fatta e ora stiamo insieme da 4 mesi. Il rapporto che abbiamo adesso ha addirittura superato le mie aspettative. E io posso dire che provo amore per Leonardo. Questo è l'esempio di come da una semplice attrazione iniziale può nascere un sentimento davvero molto forte. E quindi io mi ritengo non fortunata, ma fortunatissima. Siamo molto giovani, quindi non so se questo amore nato da un colpo di fulmine durerà per sempre, ma io veramente è quello che mi auguro con tutta me stessa. Pensate, cari telespettatori, cari telespettatrici, Leonardo è un ragazzo meraviglioso, un bravissimo musicista, molto timido. Ho conosciuto il papà sabato perché siamo andati insieme a Roberto Fiorita a vedere la partita Italia-Galles di rugby. Abbiamo perso. Grazie Stella, sei fantastica. È bellissimo questo video che hai fatto per me. Questo rapporto, pensate la bellezza di questa trasmissione, no? Le persone si conoscono, no? Dietro le quinte hanno modo di maturare dei rapporti e sono nati degli amori. E Leonardo non ne ha mai voluto parlare, ma oggi Stella lo ha fatto. E quindi veramente non è che non ne ho voluto parlare pubblicamente. Vabbè, sì, io volevo aspettare che lo facesse lei, l'ha fatto in un modo bellissimo. Guarda come se la... Bravi! Grazie. Leonardo e Stella. Vediamo il video di Raffaella Ruzzini. Da ragazza ero la regina dei colpi di fulmine, mi piacevano i ragazzi molto carini, un incrocio di sguardi ed era fatta. In realtà cominciavano i problemi. Nel momento in cui quello sguardo portava giustamente a un incontro, per me era finita, non mi innamoravo. Arrivavano altri visi, altri sguardi, ma non succedeva mai niente. Avevo paura di essere senza cuore. Finché, in un agosto di tanti anni fa, avevo 20 anni, ho conosciuto lui in montagna. E qui un seguito c'è stato. A dicembre ci siamo sposati, a maggio è nata nostra figlia. L'amore nato da un colpo di fulmine può durare? Bene, quest'anno festeggiamo 49 anni di matrimonio e tra alti e bassi siamo ancora qua. Io sono ancora qua! La storia d'amore di Raffaella Ruzzini, concorrente della generazione Boomer. Allora, Maria Giovanna e Rosanna, quale dei due video vi ha colpito di più? Ma sono tutte e due belle, sono due belle storie d'amore, sì. Facciamo gli auguri e congratulazioni a tutti. Però è una constatazione, questa è una speranza. Vediamo se è vero, dobbiamo dare la possibilità a loro di crescere. No? Allora, votiamo la speranza, votiamo la constatazione? Io direi la speranza. Votiamo la speranza. Stella, acquista i 40 punti di questa sfida, Domenico. Restuccia in the sky, la classifica provvisoria. Allora, da qui vedo che Stella guadagna i suoi primi 40 punti, quindi situazione di parità, sarà la grande bella ma a fare la differenza. Avete notato?